spaccio di droga, 2 arresti. Litiga con il compagno, arrivano i carabinieri. Capaccio, sequestrata rete. Comune di Battipaglia, retribuzione ai dipendenti. Speciale fatti e dintorni verso le elezioni. Battipaglia, speranza con Lanaro. Cecilia Francese, proposte per Battipaglia. Presentazione candidature, attivate postazioni. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Salerno hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Pizzo Benito e degli Angioli Michele, entrambi di Ponte Cagnano Faiano. I due, intercettati a bordo dell'autovettura in uso a degli Angioli, sono stati sottoposti a perquisizione veicolare e personale, nel corso della quale è stato rinvenuto un involucro contenente 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, occultato all'interno dell'abitacolo. Al termine delle operazioni di perquisizione, l'autovettura e la droga sono stati sottoposti a sequestro, mentre i due pregiudicati sono stati tratti in arresto e associati presso la casa circondariale di Furni. Donna romena litiga con il compagno pregiudicato, esce di casa, urla, strepita e si stende per strada. L'episodio inquietante è avvenuto nei pressi dell'ex fabbrica Pezzullo di Eboli. I primi a sgranare gli occhi sono stati i vigili urbani. Lungo la statale 18 sono arrivati i carabinieri e i medici del 118. L'intervento dei sanitari e delle forze dell'ordine è stato rapido. Dopo una lunga trattativa verbale, la donna si è convinta a salire in ambulanza. I carabinieri ora indagano sulla scena di protesta della signora romena, che non ha rivelato il suo stato di alterazione nervosa. I militari dovrebbero sentire anche il compagno della donna, italiano, ebolitano e pregiudicato, già noto alle forze dell'ordine per diverse performance oltre la tolleranza del codice penale. Un mese fa il pregiudicato venne arrestato per aver tentato di violentare la cognata. Che sia il malvivente la causa dell'inferno scatenato dalla compagna in strada è tutto da dimostrare. Per i carabinieri non sarà facile chiudere il cerchio, soprattutto se la donna contestatrice non racconterà la verità. La signora romena per adesso è ricoverata al pronto soccorso dove i medici le hanno somministrato le cure del caso. Nelle prossime ore, se lo stato nevrotico non passerà, la paziente sarà sottoposta a un trattamento più intensivo. Rete collocata abusivamente a poche centinaia di metri dalla foce del Sele. La Guardia Costiera procede con il sequestro e rimozione. I militari dell'Ufficio Circondariale Marittimo, in navigazione per vigilanza nelle acque antistanti il litorale di Capaccio, hanno intercettato un attrezzo da pesca sprovvisto di qualsivoglia identificativo, a poche centinaia di metri dalla foce del fiume Sele. L'attrezzo, una rete da posta lunga circa 100 metri, che costituiva un pericolo per la sicurezza della navigazione e della vita umana, in quanto carente dei previsti segnalamenti, è stata salpata a bordo della motovedetta e posta sotto sequestro. Retribuzione di risultato e premi di produzione. Dirigenti, responsabili di settore e dipendenti comunali a Battipaglia si dividono circa 200.000 euro per il lavoro svolto nel 2013 e in parte nel 2014. La commissione straordinaria, ricevuta l'analisi del nucleo di valutazione, che ha esaminato per performance dei vari settori e la percentuale di raggiungimento degli obiettivi, ha liquidato le somme al personale del comune. Grandi ascolti ieri sera per la trasmissione Fatti e Dintorni in diretta sulla nostra emittente. Ospiti in studio della giornalista Rosaria Sica, insieme al direttore di Sud TV Renato Santese, i giornalisti Marco Di Bello, Francesco Piccolo e Oreste Vassalluzzo. Si è parlato dei candidati a sindaco di Battipaglia, delle liste e dei loro programmi in vista delle elezioni del prossimo 5 giugno. Un'analisi dettagliata sugli aspiranti sindaci, sulla situazione del centro-sinistra alla luce dei recenti avvenimenti e sui prossimi appuntamenti in città con l'inizio dei comizi elettorali. Partecipazione anche da parte dei telespettatori che, attraverso la pagina Facebook di Sud TV, hanno inviato le loro domande a cui gli ospiti hanno risposto secondo il loro punto di vista. Replica alle 15.10 e domani alle 18.00.
Il parlamentare del Partito Democratico, Roberto Speranza, già capogruppo alla Camera, in sinergia con il governo nazionale e con la Regione, è giunto a Battipaglia presso la sede del candidato a sindaco Enrico Lanaro in piazza Mendola per testimoniare l'impegno concreto del PD e dell'alleanza di centrosinistra che punta a vincere le elezioni e ridare stabilità alla città. Si è discusso anche del rilancio del territorio e del comparto agroalimentare, presenti anche le rappresentanze locali del PD, il segretario cittadino Davide Bruno, il segretario provinciale Nicola Landolfi e il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe, anche consigliere provinciale del PD. Il nostro mezzogiorno è fatto di risorse importantissime, dobbiamo provare a valorizzarle con le persone giuste come il nostro candidato sindaco e con i prodotti di questo straordinario territorio. L'impegno è concreto da parte del governo, si punta a creare anche una sorta di brand da rilanciare poi a livello nazionale. Sì, noi abbiamo potenzialità fortissime nel sud, in particolar modo in questa zona, e dobbiamo renderci protagonisti di un progetto di sviluppo che coinvolga questi territori a livello nazionale. Io sono ottimista. Anche per la candidatura del dottore Lanaro c'è ovviamente grande entusiasmo. Ah, il PD si candida sempre per vincere le elezioni, non per partecipare, quindi noi lavoreremo nei prossimi giorni per vincere anche qui. L'incontro ha soprattutto l'aspetto programmatico, cercare di valutare e incontrare diverse aziende agricole del territorio e sviluppare insieme a lui un progetto dove può già da adesso incominciare a lavorare a livello programmatico per creare poi una sorta di un marchio territoriale. Marchio territoriale che ovviamente non valorizzi solo la mozzarella ma anche altri prodotti che sono tra virgolette meno noti. Certamente, è la mozzarella che è tutelata già da un consorzio, ma abbiamo molti prodotti agroalimentari, anche di prodotti nicchia del Salernitano che vanno tipizzati come prodotti del Salernitano. Un programma politico che non guarda la cultura è un programma, secondo il candidato sindaco Cecilia Francese, arido e che non porterà alla crescita della città. La cultura non è un carrozzone politico da sbandierare solo durante la tornata elettorale. Poi parla dell'associazionismo. In data 22 maggio del 2011 il Movimento Etica per il Buon Governo presentò un'interrogazione per assicurare spazi per l'attività del mondo associazionistico o per le iniziative culturali. La proposta era quella di permettere l'uso dei beni confiscati alla Camorra. Chiedemmo, attraverso un tavolo di confronto con i commissari, di destinare la struttura di via Moncharmont alle compagnie amatoriali della città, chiedendo al più presto di valutare questa ipotesi. Nel gennaio del 2015 Cecilia Francese chiese anche un incontro con il dottor Iorio per discutere sull'esigenza di creare uno spazio in grado di accogliere il lavoro che svolgono a Battipaglia le numerose compagnie teatrali e ha quindi messo in evidenza che quell'incontro servì per arricchire maggiormente il nostro programma, aiuti e sostegni anche attraverso la cessione di spazi a chi opera per la cultura e l'arte, favorire i gruppi e le associazioni anche attraverso la realizzazione di eventi, la creazione di un'officina di crescita per i nostri giovani talenti, la realizzazione di un teatro comunale che si può ottenere accedendo a fondi europei. Ci vuole una squadra competente per la rinascita della città che deve partire dalla cultura. Per consentire gli adempimenti connessi con la presentazione e ammissione delle candidature in occasione delle prossime elezioni amministrative a Battipaglia del 5 giugno, sono state attivate presso Palazzo di Città, in piazza Aldo Moro, alcune postazioni per l'autentica delle firme dei sottoscritti della lista dei candidati. Tali attività saranno assicurate da lunedì a venerdì 6 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 e sabato 7 maggio dalle 9 alle 11.